Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm siamo a Voci nell'Ombra e incontriamo Massimo Lodolo. Un vero piacere averti con noi. Grazie, reciproco. Massimo, prima domanda che sto facendo un po' a tutti, che siamo tutti interessati a questo mondo. Come arrivi al mondo del doppiaggio? Casualmente o è stata una scelta dopo la tua formazione chiaramente attoriale o contemporaneamente al tuo lavoro di attore? È una derivazione del mio lavoro attoriale. Io ho iniziato facendo teatro, che a mio parere è imprescindibile, favorisce l'analisi del personaggio più che altro, non è una spocchia, è che il percorso attoriale a mio parere è necessario. Sempre appassionato di doppiaggio, sono riuscito a entrare nella scuola di Renato Izzo, che allora nell'84 fece questa magnifica, ci diede questa magnifica opportunità, perché allora non era facilissimo entrare nel settore doppiaggio, e da lì la passione è diventata, come mi dicevi, una scelta poi nel tempo. Ho privilegiato il doppiaggio e il resto. Senti, dicono che fare il doppiatore è più difficile di fare l'attore, tu sei d'accordo? No, sono cose complementari, ma forse da un certo punto di vista ci ritroviamo a replicare in poco tempo quello che un attore in originale ha studiato e metabolizzato in parecchi mesi. Quindi è decisamente un'operazione più difficile, ma non li metterei in paragone, perché il mestiere dell'attore è altrettanto, si lavora con tutto il corpo, a differenza del doppiaggio, che siamo un po' rigidi davanti al leggio. Che cosa consiglieresti, un po' ce lo hai già detto in realtà, ad un giovane che vuole approcciarsi a questa professione? Allora, di risolvere da par suo le problematiche di dizione, di essere un pazzo scatenato con un'anima immensa che ha necessità di espressione, e di credere poco nei maestri, per essere il più possibile maestro di se stessi. Quindi dai presunti insegnanti prendere quello che arricchisce ma che non determina. Una curiosità, se ce la vuoi dire, perché è difficile per te perché hai adoppiato talmente tanti attori e personaggi che credo sia complicato. Se ti ricordi un ruolo che per te è stato particolarmente difficile, più che altro nel captare veramente la parte recitativa, non tecnica, perché vabbè, quello insomma, è l'esperienza, e un ruolo invece in cui ti sei particolarmente divertito? Allora, il ruolo difficile emozionalmente è stato la performance di Andy Garcia su Modigliani, che mi ha preso al punto tale che è stata una delle due esperienze, in un altro caso era la ricostruzione di un fatto di cronaca, in cui io mi sono letteralmente commosso al leggio, ho avuto difficoltà emotive. La cosa più divertente sono le performance dell'animazione, perché nell'animazione c'è quella piccola forma di libero arbitrio per la quale ricorri a corde tue, a una certa creatività che magari sul doppiaggio degli umani ha meno licenza di essere. Sì. Allora, grazie di essere stato su voci.fm, Massimo. Grazie a voi, in bocca al lupo. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.